Buongiorno, sono Alessandro Marconi e volevo farvi vedere come si modifica Fibonacci nel caso il prezzo vada oltre il massimo o anche il minimo del livello tracciato. In questo caso, intanto chiudiamo qua e apriamo il grafico. Ecco, in questo caso mi sono trovato di fronte al cable, a GBP USB, dove io avevo tracciato sul grafico daily, eccolo qua, Fibonacci da cima a fondo, dov'era l'ultimo minimo prima che iniziasse a fare altre onde ribassiste e mi bucasse questo minimo. Ora, siccome il grafico sembra che voglia continuare a scendere e sta penso, appunto, puntando a questo altro minimo qua in area 1,20, 1,28 circa, 1,28, mettiamoci una righina provvisoria, 1,28, vediamo un po', 1,28, così vediamo un pochino se poi coincide con i livelli. Ora, col sistema che uso io, vedete che dopo lo zero giù non c'è niente, perché i livelli oltre il massimo e il minimo sono messi solamente dalla parte del 100. Infatti, dopo il 100 riprende con la stessa numerazione il 14,6, cioè 114,6. Il 23,6 che diventa il 123,6, insomma, sono le estensioni dei livelli già tracciati fino a un 150%, perché oltre a regola non ci va, ovvero quando servono le estensioni, poi si può ritracciare i Fibonacci nella maniera normale. E quindi le estensioni non servono più, le estensioni servono solo in casi in cui il prezzo inizia a uscire o dallo 0 o dal 100 e non sappiamo dove inizierà a ritracciare, quindi dove ha finito, dove ha stabilito il nuovo minimo o il nuovo massimo. Quindi cosa dobbiamo fare in questo caso? Se ora non faccio niente, io non ho riferimenti quando scende ancora, oltre i classici livelli di supporto e resistenza disegnati vedendo il grafico, ma io mi voglio avvalere anche di Fibonacci. Quindi devo trovare la maniera, ovvero fare in modo che dopo lo zero, dopo il punto minimo, mi disegno le estensioni. E quindi quando ulteriormente scenderà il prezzo io ho come riferimento le estensioni. Per fare questo è molto semplice. Devo prima cosa cancellare il Fibonacci presente che è tracciato dallo 0 al 100 e inserire di nuovo Fibonacci, però in questo caso no dal basso all'alto, cioè dallo 0 al 100, ma alla rovescia, dall'alto che è lo 0, scusate, alla rovescia, non lo ricordo mai, ma non è un problema. E allora inserisci Fibonacci, eccolo qua, eccolo qua. Dunque, il minimo, eccolo qua, il minimo confermato, che sarebbe questa punta qua. Ora vado su, ok, ora ci siamo. Lo ritraccio nel massimo dove lo avevo già agganciato prima perché vale e quindi è stato seguito questo metodo di discesa qua. Ecco qua che si è appoggiato sul 100 e ora, avendo girato praticamente lo strumento, io mi trovo che il 100 corrisponde dove era prima lo 0. Però in più ho già disegnate le estensioni, quindi ora vedo che ad esempio il 114,6 che dovrebbe essere
il primo step, se continuo a scendere, mi vale 1,28 e 90 in pratica, e così andare giù. Il livello vecchio che ho disegnato prima guardando il grafico, che è a 1,28 pari, non mi corrisponde attualmente a niente di preciso, però come vedete il 114,6 e 123,6 sono vicini, per cui nulla vieta che magari faccia delle spike fra questi due livelli e si fermi intorno a sempre l'1,28, che infatti è il valore minimo raggiunto esattamente il 24 agosto 2017, quasi praticamente un anno fa. Questo ricordo che è un grafico daily. Quindi ora che ho tracciato Fibonacci, aspetto e vedo come si muove il prezzo fino a quando scende, senza riprendere a ricracciare o addirittura a invertire direttamente. Posso rimettere il grafico a 4 ore perché tanto ora ho i miei riferimenti visibili. Qui ho il 1,28 tracciato, che so che è il minimo relativo di agosto dell'altro anno. Questi sono i livelli. L'unica cosa è da verificare, però non mi sembra il caso di abbassare il punto minimo da qua al nuovo minimo, che sarebbe questo. Però non lo faccio ancora perché ve lo spiego perché questo è un minimo praticamente che corrisponde a quest'area qua, confermata l'altro anno, vedete? Più o meno, per cui diciamo che è ancora valida, anche se è di un anno fa. Quest'area qui, come minimo, è ancora quella più recente, è quella più visibile, più recente. Poi se inizia ad esempio sui 28 ad andare in range, a formarmi un doppio minimo o anche un triplo minimo, allora questa non vale più e varrà il nuovo gruppo di minimi, per capirsi. E allora aggiornerò il Fibonacci agganciandolo in fondo ai nuovi minimi, però prima me li deve fare. Attualmente i minimi validi per Fibonacci ritengo che sia questa fascia di compressione qua. Per ora non ho da spiegare altro e vi ricordo che il metodo Fibonacci tracciato con Pipsfishing è anche un pochino più complesso e si trova nel pacchetto di indicatori. Si può anche acquistare da solo con 30 euro. C'è anche un manualetto e è comprensivo di un indicatore Fibonacci automatico, che anche se traccia da sé i livelli, e invece, come avete visto, ci vanno fatti delle riflessioni, dei ragionamenti, è bene sempre tracciarli a mano, però può essere utile all'inizio, se uno non è molto esperto, far tracciare dallo strumento automatico Fibonacci e poi con calma vedere se va modificato e adattarlo al movimento del grafico. Io per ora ho finito, vi ringrazio e interrompo la registrazione. Alla prossima!